C'è un avvocato milanese che prende un ufficio a Roma, a Via delle Milizie. Arriva il primo giorno, l'ufficio è ancora da sistemare, no? Allora come arriva ad entrare al portone, va dal portiere e fa così: guarda, scusi, io sono il nuovo avvocato, mi fa una cortesia? Se vuole venire qualcuno in studio da me, mi avverta per cortesia al citofono. Mi fa: guardi, non si preoccupi avvocato, ci penso io. Avvocato intanto sale su, posa lo scatolone che ha la roba sua, comincia a sistemare i faldoni, no? Si sistema la scrivania, mette il telefono, tutto quanto, le penne, sto blocco enorme. A un certo punto gli squilla il citofono, lui si alza, fa: pronto? E il portiere va: guardi, sta salendo una persona per lei. Ah, prego, lo faccia salire, lo facciamo accomodare. Allora che fa? Avvocato attacca il citofono, torna subito alla scrivania, lascia la porta socchiusa, no? Come questo entra, avvocato si fa trovare il telefono che fa così: sì, Carlo, sì, sono io. Ok, ricordati, quella causa l'abbiamo già sistemata, eh? Ci penso io come al solito, sì. E ricordati anche quel movimento dei 500.000 euro, ci mancherebbe. Non ti preoccupare, il giudice è un mio amico. Intanto io faccio quello, si accomodi. Sì, sì, sì. Ok, ti chiamo domani mattina. Ciao, bello, buonasera, ciao, ciao, ci vediamo. Attacca, se gira verso quello e fa così: salve, buonasera, come posso esserle utile? Quello fa: avvocato, sono tecnico della tele, come sono venuto ad attaccare il telefono.